Salve amici! Nel nostro pianeta ci sono luoghi insoliti e straordinari che nessuno scienziato riesce ancora a spiegare del tutto. Nel video di oggi faremo un viaggio virtuale in questi posti, cercando di avvicinarci un pochino alla verità. Iniziamo! Nel deserto americano Mojave si possono trovare molti oggetti interessanti. Su una collina di rocce rosse di 30 metri si erge un'insolita attrazione, un oggetto dritto di metallo scuro. Per la sua forma, lo strano oggetto è divenuto famoso come il megafono di Mojave, ma non è un megafono. Cos'è in realtà e com'è finito nel deserto americano? Gli storici e i turisti da tempo si interrogano su questo oggetto senza riuscire a capire cos'è. Alcuni credono che il megafono di Mojave sia un allarme lasciato dai militari americani durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'aiuto del quale avvertivano gli abitanti dei centri abitati vicini degli esperimenti con le sostanze chimiche. Altri ritengono che il megafono di Mojave sia una sorta di tamburo orizzontale che si può suonare. Altri ancora sono sicuri che il megafono sia stato messo lì da un burlone per stupire la gente. In ogni caso, nessuna di queste teorie è stata al momento confermata. Nella provincia cinese di Gansu si può trovare l'unico e irripetibile luogo di Zhangye Danxia. Si tratta di un parco geologico di 500 km quadri, divenuto famoso nel mondo per le sue montagne colorate. Questo posto sembra magico. Al turista pare che queste montagne siano state create dalla mano dell'uomo, ma non è così. Zhangye Danxia è un sito naturale formato da costituzioni rocciose di diversi tipi di arenaria, ma non è tutto così chiaro. Gli scienziati sanno che le montagne colorate si sono formate diversi milioni di anni fa. All'inizio qui c'era una piscina naturale che dopo essersi prosciugata ha lasciato delle rocce colorate. I ricercatori ritengono che le forme insolite, i disegni e le colorazioni siano il risultato di tanti cataclismi atmosferici. Eppure non capiscono perché Zhangye Danxia sia unico al mondo. In tutto il pianeta non c'è un altro panorama che ricordi almeno vagamente Zhangye Danxia. Questo meraviglia i turisti e conduce gli scienziati in un vicolo cieco. Il parco geologico è un sito di importanza nazionale ed è riconosciuto come uno dei panorami più belli della Cina. In Cina c'è un altro luogo strabiliante nella provincia di Shanxi. Qui, all'altezza di circa 30 metri, sul versante della montagna Henshan, si trova l'incredibile monastero dal nome Xiongkunsi, ovvero il monastero pendente. Basta una semplice occhiata per capire il nome. È di fatto appeso sulla montagna. È formato da una serie di costruzioni religiose. È l'unico monastero in Cina che riunisce tre religioni, buddismo, confucianesimo e taoismo. Secondo la versione ufficiale, l'incredibile costruzione è stata eretta sul versante della montagna nel V secolo a.C., sotto la dinastia Wei del Nord. Ciò conduce molti scienziati in un vicolo cieco. Non capiscono come a quei tempi fosse possibile creare una cosa del genere. Va bene se il tempio era formato da un'unica costruzione, ma no, Xiongkunsi è costituito da 40 locali e stanze collegati da un labirinto di diversi passaggi. Una costruzione così difficile fa pensare ad alcuni ricercatori che nell'antichità gli abitanti locali potessero usare tecnologie che poi sono andate perdute. Ora spostiamoci nella vicina India, dove nel Rajasthan, nel villaggio di Abaneri, è situato il Chand Baori. Guardate, che ne pensate? Di cosa si tratta? Forse è un insolito complesso non abitativo o un'antica arena? Nessuna delle due. Chand Baori è un pozzo. In effetti, è molto diverso dai pozzi che siamo soliti vedere. Questo fa riflettere gli scienziati sul perché gli antichi indiani avessero bisogno di costruire una simile opera. Il periodo di costruzione non è stato ancora definito. Alcuni ricercatori credono che sia stato costruito prima di Cristo, mentre altri credono che sia comparso tra il IX e l'XI secolo dopo Cristo. E non si sa in che modo sia stata progettata la costruzione con tale precisione. E considerando la grande quantità di parametri tecnici sconosciuti, gli scienziati antichi sono riusciti a fare in modo che l'acqua si accumulasse nel pozzo durante il periodo delle piogge, riempiendosi anche di acque sotterranee. Quando iniziava la siccità, l'acqua restava in basso fino al successivo periodo di precipitazioni ed era buona da utilizzare.
Ancora oggi la progettazione di un'opera simile sarebbe un compito molto difficile, figuriamoci centinaia di anni fa. Non è del tutto chiaro neanche il motivo della sua costruzione, poiché per la conservazione di acqua dolce, Chand Bahori è eccessivamente grande. Gli scienziati non hanno un'opinione univoca su questo pozzo. Come i teorici, sono sicuri che questo pozzo sia stato costruito da una civiltà antica molto sviluppata, con tecnologie che oggi non sono accessibili. Ritengono anche che Chand Bahori non sia affatto un pozzo, ma qualcos'altro. In India ci sono anche valli misteriose. Una di esse si trova nello stato di Assam. È la valle Jatinga, che tra i locali è famosa come la valle degli uccelli cadenti. Una volta all'anno, di notte, verso la mezzanotte, qui volano stormi di uccelli quasi privi di sensi. Molti cadono nella valle, alcuni colpiscono gli abitanti. Gli uccelli caduti a terra non oppongono resistenza. L'essere umano può liberamente prenderli. Ma com'è possibile? Gli scienziati al riguardo hanno una sola ipotesi. Secondo loro, in questo luogo si ha un'anomalia magnetica che genera un effetto insolito sugli uccelli. Ma perché solo una volta all'anno? E perché solo agli uccelli? Forse non è un'anomalia. Che ne pensate? Le colline della Cahokia. La Cahokia è un insieme di 109 colline degli indigeni dell'America del Nord, situata nell'Illinois. Circa 1000 anni fa, la Cahokia era una grande città indigena, la più grande dell'America del Nord. Secondo le stime, qui vivevano dalle 8000 alle 40000 persone. Gli scienziati non possono fornire dati certi, perché la Cahokia è piena di misteri. I costruttori della città hanno lasciato poche testimonianze e per questo gli scienziati non sanno chi l'ha costruita. La Cahokia stupisce per le sue dimensioni. Nel suo territorio si sono conservate 7 terrazze, colline di terra di 30 metri e anche un calendario solare di enormi dimensioni. Tutto fa pensare che qui, 1000 anni fa, vivesse un popolo molto sviluppato, ma gli scienziati non riescono ancora a spiegarsi di che popolo si trattasse, come viveva e perché abbia lasciato una colonia. Per questo, le colline di Cahokia sono il posto preferito di molti turisti che vengono qui con la speranza di scoprire il mistero di questa antica città. Amici, in realtà nel nostro pianeta ci sono ancora molti altri luoghi strani e tanti fenomeni che sono sconosciuti all'umanità. Forse gli scienziati prima o poi troveranno una spiegazione, ma per il momento molte cose restano un mistero. E a noi non resta che osservare questi luoghi e fenomeni incredibili con ammirazione. Scrivete nei commenti quale di questi luoghi vi è piaciuto di più, lasciate un like e a presto!